stato l'effetto evidentemente di una serie di concause concomitanti, ma che si sono state circoscritte nell'ambito di pochissimi momenti. Devo dire che anche tutte le notizie che sono state diffuse circa le conseguenze che addirittura hanno subito dei pazienti, dei bambini e compagnia, si sta verificando che gran parte di quelle che sono state le gastroenteriti che sono state riscontrate sono frutto non di Escherichia coli ma bensì di un altro, del rotavirus, e quindi che nulla a che vedere con eventi di questo genere. E quindi io credo di poter essere tranquillo, rassicurare tutti quanti che la zona è assolutamente balneabile, e naturalmente aspettiamo di avere ancora qualche altra informazione per quanto riguarda per esempio le analisi che sta facendo l'Istituto Zooprofilattico, che con ogni probabilità potrebbero dirci che per quanto riguarda magari gli effetti sulla fauna ittica, magari si può fare riferimento a qualche scarico o altri agenti chimici che non siano stati quelli inerenti a magari un mancato funzionamento per un certo periodo di tempo del depuratore. Quindi devo dire che rassicurare, nel senso che qui si può fare il bagno. Chiaro che anche il numero di gastroenteriti di cui si è parlato sono innanzitutto nella norma rispetto a quelle che sono le tipiche situazioni che si riscontrano, ma soprattutto stanno verificando anche gli ispettori dell'ASL, stanno facendo l'analisi, che si tratta di rotavirus e non di Escherichia coli. Quindi, per carità, vi dico insomma di riportare le informazioni nel modo assolutamente corretto, perché ne va. Naturalmente questo non significa che non ci sia stato un malfunzionamento del depuratore in un certo momento, per un breve periodo di tempo, però i valori oggi sono tornati tutti quanti al di sotto dei limiti che sono previsti dalla legge. Quindi direi, diamo a Cesare quel che dice, ci sono stati momenti di malfunzionamento, ma oggi è assolutamente balneabile, ma la gastroenteriti, per quello che risulta fino adesso delle analisi che sta facendo la ASL, non derivano dall'Escherichia coli ma dal rotavirus, e quindi che non hanno nulla a che vedere con questa vicenda. Per questo abbiamo pensato negli anni di fare una serie di investimenti importanti, infatti una buona parte dei fondi FAS quando arriveranno saranno destinati a questo tipo di attività, perché una regione che vuole essere turistica, di grande eccellenza turistica, deve anche essere eccellente su questi infrastrutturazione del tasso di depurazione dell'acqua reflue.